Un minuto con Padre Pio dal convento dei frati minori cappuccini di Sant'Anna, dal luogo che ha accolto Padre Pio e dove lui ha dimorato per diversi mesi, dal febbraio del 1916 al settembre dello stesso anno. Ecco, una bellissima statua che riproduce questo frate giovane, sacerdote, che veniva da un'esperienza, quella di Pietrelcina, abbastanza complicata, perché una misteriosa malattia lo costringeva a stare a casa. Sant'Anna fu il primo convento, la prima fraternità, i primi mesi in cui questo frate, dopo gli studi, cominciava a riassaporare il senso della famiglia cappuccina in questo luogo. Oggi vogliamo raccontarvi perché accanto alla sua cella, vogliamo raccontarvi, ecco, quello che accadde il 19 maggio del 1947. Bisogna già dire che il venerdì 16 maggio dello stesso anno avvenne la posa della prima pietra per la costruzione della casa sollievo della sofferenza. E in questa giornata fu una giornata significativa, perché tre giorni dopo, il 16 maggio, fu dato il primo colpo di piccone e così ebbero inizio i lavori per questa grande opera, a sostegno della quale non vi era nessun tipo di organizzazione industriale, commerciale, ma vi erano soltanto le offerte dei fedeli. Questi lavori che proseguirono con le indicazioni che dava Don Giuseppe Orlando. E c'è un aneddoto che vogliamo raccontarvi oggi. Infatti, Don Giuseppe Orlando, grande amico di Padre Pio dai tempi della gioventù di Pietrelcina, venne coinvolto proprio da Padre Pio in questa opera. Infatti lo convinse ad andare a vivere a San Giovanni Rotondo. Entrato a far parte di questo comitato della reggenda clinica, stando sempre vicino a Padre Pio, Don Peppino divenne proprio colui che continuamente veniva sollecitato a dare inizio ai lavori. E così lui scrisse su degli appunti quello che accadde in una giornata, perché Padre Pio voleva a tutti i costi che dovevano cominciare questi lavori. E Don Orlando che diceva: ma padre, ma come cominciamo? Ma Padre Pio che lo spingeva, lo spronava: devi cominciare i lavori per la costruzione della nuova chiesa. E lui scrisse un episodio. Padre Pio se la prendeva sempre con me. Ogni sera col gomito mi batteva forte nei fianchi, tanto che evitavo di sedergli vicino. Hai capito che devi iniziare i lavori? Ma Piuccio, perché devi farmi ridere sulle spalle da tutti quanti? Ma perché iniziare i lavori per una clinica senza un progetto, senza un disegno, senza un ingegnere? Tu devi iniziare i lavori, gli diceva Padre Pio. Infatti una sera, unicamente per farlo contento, gli dissi: Piuccio, domani farò una strada in quelle rocce donate da Maria Basilio. Bada bene però che solo una strada io voglio fare, nient'altro. Sì, appunto una strada. Comprai due gomitoli di spago, 20 operai iniziarono questa strada larga 4 metri, allineando con lo spago teso due muretti a secco con pietre che ricavavo dal roccioso suolo. Padre Pio dal convento spiava ogni giorno e da quel finestrone vedevo la sua testa. La sera poi mi spolverava dalla sottana la polvere che mi era caduta addosso durante i lavori del giorno. E Don Orlando diceva: e come era contento.